Ragazzi, siamo ufficialmente entrati nell'anno dell'iPhone 15. Ebbene sì ragazzi, oggi sono qua con un nuovo video rumors in cui vi parlerò dei nuovi iPhone ma anche di altri due prodotti molto interessanti secondo me. 2023, anno dell'iPhone 15, in realtà ormai comunque sono passati ancora pochi mesi dall'uscita dell'iPhone 14, ma comunque i rumors su questi nuovi iPhone iniziano a farsi molto più consistenti, ma soprattutto abbiamo anche le prime immagini render. Che significa le prime immagini render? Beh, un primo sguardo, secondo le indiscrezioni, dei nuovi iPhone, proprio di design. E ragazzi, finalmente il design di questi nuovi iPhone dovrebbe cambiare almeno un minimo, non saranno totalmente squadrati come i 14. Infatti i nuovi iPhone 15, soprattutto nella linea Pro, avranno prima di tutto un design più stondeggiante, quasi in stile iPhone 5C, ovvero mezzo squadrato, mezzo stondato, se vogliamo dire anche un po' in stile Apple Watch Ultra, dove appunto è stondato ma è anche squadrato. Quindi Apple dovrebbe un po' uniformare questa linea stilistica che ha preso appunto con l'Apple Watch Ultra, ma in realtà anche con le AirPods Max, perché se ci pensate le AirPods Max sono un Apple Watch Ultra quanto gli cuscinetti, sono semplicemente un Apple Watch Ultra visto di lato, fateci caso, ma è così. E che questo sia anche un preludio magari di un nuovo modello di iPad in questo stile, staremo a vedere. A me comunque piace parecchio, ditemi voi cosa ne pensate. In più questi nuovi iPhone, soprattutto nella linea Pro, avranno un nuovo frame in titanio, quindi sembrerebbe essere confermato l'arrivo del titanio sui nuovi iPhone, in particolare i modelli Pro, mentre i modelli standard dovrebbero rimanere in alluminio, perché altrimenti il costo di quelli standard raggiungerebbe il costo dei Pro attuali. Io spero che comunque questa cosa non faccia lievitare i prezzi dei Pro ancora di più, perché veramente sennò si arriverebbero a dei livelli astronomici di prezzi. Sembrerebbe essere confermato anche secondo i leakers, sempre più confermato questo leak in particolare, ovvero l'arrivo di nuovi tasti a stato solido, quindi sia i tasti del volume sia il tasto power dovrebbero diventare fissi, però con un feedback aptico dato da dei Taptic Engine extra. Quindi i nuovi iPhone dovrebbero avere anche questo qui, esteso a tutta la linea iPhone 15, anche quindi le versioni normali e non Pro, dovrebbero avere questi tasti fissi che quando andiamo a cliccare verrà rimandato un feedback aptico dato da altri due Taptic Engine all'interno del dispositivo. Quindi ci sarà un Taptic Engine dedicato a quello che abbiamo già adesso, quindi ai vari feedback di sistema quando per esempio digitiamo sulla tastiera eccetera eccetera, e poi ci dovrebbe essere altri due motorini Taptic Engine dedicati solamente ai nuovi tasti. Questo ovviamente, come vi dissi anche nel vecchio video, aiuterà ad avere una maggiore impermeabilità dei nuovi iPhone, quindi raggiungeranno veramente livelli molto interessanti di impermeabilità, e magari arriveremo quasi al punto che Apple, se si dovesse rompere un iPhone per dei liquidi, ve lo sostituirà. Chissà, staremo a vedere anche da questo punto di vista. Altra novità per i modelli Pro: dovrebbero avere 8 GB di RAM al contrario dei 6 GB di RAM che abbiamo attualmente, e dovrebbero avere anche un nuovo processore A17 a 3 nanometri fabbricato da TSMC, mentre i modelli standard, quindi i modelli più economici, dovrebbero avere comunque un A16, quindi il processore che abbiamo quest'anno sugli iPhone 14 Pro, a 6 GB di RAM e non a 3 nanometri, quindi il classico che abbiamo avuto quest'anno. Una novità che invece vedremo ovviamente su tutti i modelli, che ormai ne abbiamo sentito parlare ovunque perché ha fatto veramente quasi scalpore, è l'arrivo della USB-C su iPhone. Però secondo me e secondo alcuni leakers, la USB-C sui modelli Pro dovrebbe diventare una Thunderbolt, mentre sui modelli standard dovrebbe rimanere una classica USB-C. Sicuramente avrebbe senso far diventare una Thunderbolt sui modelli Pro, perché ovviamente essendo Pro la Thunderbolt ha un senso su modelli più costosi e più professionali. Altra novità esclusiva dei modelli Pro, quindi come vedete i modelli Pro saranno un po' la vera novità. Alla fine i modelli standard come novità principale dovrebbero avere il nuovo design e forse l'arrivo della Dynamic Island anche su di loro, quindi tutta quanta la linea iPhone 15 potrebbe avere la Dynamic Island. Questo non è un leaker confermato, proprio che i leaker ci credono al 100%, però qualcuno l'ha detto, staremo a vedere. Ma appunto un'altra novità esclusiva dei modelli Pro, ma in particolare del modello Pro Max, quindi questo ci fa capire che Apple ritornerà a differenziare i due modelli Pro, quindi il modello Pro Standard e il modello Pro
Max, ovvero che tutti quanti avranno un teleobiettivo, tutti e due i modelli Pro, ma in particolare il modello Max sarà dotato di una tecnologia a periscopio che permetterà uno zoom ottico maggiore. Secondo me si arriverà al 10x fatidico, che su iPhone secondo me sarebbe molto interessante, perché il 100x ragazzi secondo me non serve, cioè fare la fotina sgranata dell'aereo super lontano, cioè ditemi voi a che cosa serve. Un 10x secondo me può essere molto più interessante, ovviamente ottico, quindi vuol dire che non perderete qualità anche alla massima distanza, quindi anche al 10x sarà come avere una foto fatta a 1x. Altra novità che i modelli standard erediteranno nel prossimo anno saranno le foto a 48 megapixel, perché infatti i 48 megapixel dovrebbero finalmente sbarcare anche sui modelli più economici. Questi nuovi iPhone dovrebbero essere presentati sempre a settembre, a meno che poi, come saprete, ogni anno ci sono problemi qua, problemi là, si blocca una fabbrica, si blocca quell'altro, si rompono i vetrini delle fotocamere e Apple deve trovarne un sostituto. Quindi insomma queste previsioni sono dettate dal volerlo fare, poi staremo a vedere se Apple effettivamente ci riuscirà. Ora, finito il capitolo iPhone, che come vedete saranno veramente interessanti, secondo me quest'anno si percepirà una bella novità, sia perché comunque verranno cambiati di design, il che aiuterà tantissimo ad avere l'effetto novità, ma in più ci saranno delle funzionalità secondo me molto interessanti, soprattutto sui modelli Pro. Ma ora passerei ad un nuovo Apple Watch, e in particolare un nuovo Apple Watch Ultra. Infatti si parla già di un nuovo Apple Watch Ultra, però non per il 2023, bensì per l'anno successivo, ovvero il 2024. Quello che è stato detto riguardo questo nuovo Apple Watch è che semplicemente verrà aumentato di dimensioni lo schermo, non di dimensioni la cassa, attenzione, ma solamente lo schermo, perché infatti si passerà dai, lo devo leggere perché non me lo ricordo, si passerà dagli 1,92 pollici dell'attuale schermo dell'Apple Watch Ultra ai ben 2,1 pollici. Secondo me banalmente Apple toglierà le cornicette nere che abbiamo attualmente sul modello Ultra, quindi diventerà veramente tutto schermo, il cosa assolutamente gradita, e per di più passerà dalla tecnologia OLED alla tecnologia micro LED. Non so se questo mi fa impazzire, perché tendenzialmente l'OLED viene sempre definito migliore, però sicuramente ci sarà una spiegazione a tale scelta da parte di Apple, staremo a vedere. Anche qui di design non si parla di rinnovamento, almeno adesso, ovviamente è ancora presto visto che si parla di 2024, quindi staremo a vedere cosa diranno i prossimi rumors al riguardo. Ed ora ragazzi, l'ultimo rumors di questo video, ovvero l'arrivo sempre nel 2024, perlomeno si parla così, fine 2023, inizio 2024, potrebbe anche arrivare magari verso Natale del prossimo anno, un nuovo modello di AirPods, ma non un nuovo modello di AirPods già esistenti, o meglio forse, perché si parla di un nuovo modello di AirPods Lite, quindi un nuovo modello economico, un nuovo modello SE, secondo me più che altro si chiameranno AirPods SE, se Apple vorrà tenere un po' lo standard dei nomi e non fare ancora più confusione, perché infatti secondo leakers Apple vorrebbe rilasciare delle AirPods a un costo molto contenuto, si parla verso gli $80-89, che da noi secondo me saranno sui 100-119 euro, per contrastare tutta la miriade di cuffie wireless cinesi che abbiamo sul mercato. Ormai veramente vengono rilasciate cuffie su cuffie, non avete idea di quante persone, di quante aziende anzi più che altro mi contattino per provare delle cuffie di quelle cinesi scrause, abbastanza veramente orrende, anche di quelle colorate, e non sapete in quante ho rifiutato, veramente ne arrivano a palate, non dico una al giorno ma una ogni 3-4 giorni ne arriva. E quindi Apple vuole contrastare questo mercato incredibile di cuffie wireless e crearne una propria economica. Non si sa come sarà il design, non si sa quali saranno le caratteristiche di questi AirPods, penso io saranno un po' stile AirPods primissimo modello, quindi senza ricarica wireless, senza magari il chip che ti permette di richiamare Siri, senza tutte queste tecnologie, ma semplicemente delle cuffie Bluetooth per riprodurre musica. Secondo me è comunque molto interessante, soprattutto magari per quelle persone che, a cui non servono avere né le AirPods Pro né le AirPods 3 e neanche le AirPods Max, ma voglio semplicemente delle cuffie wireless per telefonare. Queste economiche secondo me saranno un'ottima scelta. Quindi ragazzi, questo era il nuovo video rumors a riguardo, mi stavo per strozzare, quindi se mi vedete gli occhi lucidi è per quello. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo che se vi va e mi fareste veramente un enorme piacere di iscrivervi al canale e di lasciarmi un like a questo video. Un like per voi è gratuito, non consumate una caloria a premere il tasto like, però a me aiutereste veramente tanto, perché YouTube si accorgerebbe del mio canale e magari lo va a consigliare anche ad altri utenti. Quindi
mi fareste un enorme piacere. E fatemi sapere anche qui sotto nei commenti quale prodotto di questi che vi ho parlato aspettate con più ansia, se aspettate i nuovi iPhone, se aspettate le nuove AirPods o se aspettate il nuovo Apple Watch Ultra. Fatelo sapere qui sotto nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! But you can't hide, you can run, but you can't hide.